Ciao a tutti. La parola di Dio che oggi la Chiesa ci regala ci parla di debiti, di debitori e di soldi. È un modo strano di parlare di perdono. Pietro fa a Gesù una domanda che è più che legittima. Gli chiede: ma quante volte è che devo perdonare? Noi la potremmo tradurre come: quando è che posso smettere di provare ad andare d'accordo con quella persona che rompe, che non mi considera, che non mi capisce? Ecco, il problema è che qui Gesù lo spiazza, perché gli ricorda che prima di tutto è proprio lui, Pietro, uno che è stato perdonato. Il Signore ricorda a Pietro e ricorda anche a noi che la nostra vita è un dono immenso, come quello che riceve il servo della parabola. Io ti ho voluto così, dice Gesù. Ti voglio bene così. Cerca anche tu di voler bene agli altri. Non perché è giusto o perché è facile, ma perché è l'unico modo di rispondere all'amore che ti ho dato. Non tenere per te questo dono. Mettilo in circolo. Gesù chiede oggi di fare quello che ha fatto lui. Donare la vita. Perdonare è sempre un po' morire a noi stessi. Il dare e ridare un'altra possibilità costa fatica, rabbia e a volte anche lacrime. Ma chi ama impara anche a soffrire. E noi oggi, io, dov'è che devo imparare a perdonare, ad amare un po' di più? La preghiera del Padre Nostro ci ricorda che anche noi abbiamo bisogno di perdonare e la confessione ci ricorda che anche noi abbiamo bisogno di essere perdonati. Sono due aiuti preziosi da usare spesso. Buona giornata.